Era una notizia attesa perché noi avevamo già avuto la comunicazione che la consulta medica il 6 febbraio, adesso recentemente, aveva dato il placet per il riconoscimento del miracolo, perché la guarigione della bimba era molto rapida, completa e duratura. E non aveva trovato spiegazione scientifica. E adesso attendiamo che venga stabilita la data della canonizzazione. Per noi è una grande gioia, nel senso che è il secondo miracolo che Madre Maria compie in Argentina a favore di due bimbe. Il primo miracolo che l'ha portata alla beatificazione è stato riconosciuto da Papa Giovanni Paolo II e la beatificazione è avvenuta il 27 aprile 2003 per la guarigione di Lara Pascal. Il secondo miracolo è quello proprio riconosciuto dal Papa questa mattina. Ancora un miracolo in Argentina, si tratta di una bimba, Maria Candela Calabrese, una bambina nata il 31 maggio a La Plata, in Argentina, primogenita di tre fratelli. Nasce però con una grave malformazione della colonna vertebrale. È sottoposta poi a diversi interventi chirurgici con esito positivo, ma non può camminare. La situazione è molto disperata. In questo contesto drammatico, e anche qui è un intreccio molto bello. La mamma di Maria Candela, questa bambina, ricorre all'intercessione della beata Domenica Mantovani, conosciuta proprio per il miracolo ottenuto a favore della bambina Lara Pascal, che era amica della mamma. Oggi, a 20 anni, Maria Candela conduce una vita normale, nonostante però permanga la sua limitazione motoria precedente. Che eredità lascia Beata Sì. Mantovani? È una donna che ha saputo vivere in profondità questa dimensione grande della maternità. Per noi è la madre. Quindi è un'eredità di dono, di rapporto con Dio importantissimo, prezioso, coltivato nella quotidianità.